Ciao amici di Ramp Advisor, siamo qua con Willy il Peyote. Ciao Willy. Ciao a tutti. Abbiamo qualche domanda da farti, alcune dalla redazione di Ramp Advisor, alcuni dei tuoi fan che ci hanno mandato. E partiamo con: cosa pensi della libertà d'espressione nella musica oggi? A che punto è? Ma il paradosso è che abbiamo tutta la libertà di espressione del mondo e poi ci autolimitiamo per evitare di perdere il pubblico o per dire tutti la stessa cosa, per essere sicuri di essere capiti in maniera veloce. Quindi è tutto il discorso della libertà di espressione. Abbiamo tutti molta libertà, ma poi la usiamo male, e anche nella musica fondamentalmente funziona così. Parlano tutti le stesse cose, con delle frasi fatte, citando dei meme appositamente, perché dov'è la libertà se per riuscire a vendere un disco devi dire quello che si aspettano già tutti? E della trap, se vuoi, del rap 2.0? La trap, cioè, alcune cose sono fighe, cioè la trap in generale l'ascolto, ci sono un sacco di cose fighe anche in Italia. Quelli bravi sono bravi, quelli scarsi sono scarsi. Dopodiché adesso un sacco di fenomeni di costume diventano artisti perché fanno cagare e diventa un modo per far parlare di sé. Dopodiché ci sono Gali, Orcomi, Tedua, gente che spacca comunque. Certo. Anche Sfera spacca, raga, non è che gli puoi dire di no. Young Signorino già, ma possiamo già... Definire la musica è veramente un esercizio difficile per me. Come ti avvicini alla scrittura, Willy? A questa passione comunque? Nel senso storicamente, quindi sì. Presente storico, come vicino in generale? Bah, non mi ricordo, non è che mi ricordo esattamente quando è iniziata. Mi piaceva scrivere, credevo di avere delle cose da dire. Probabilmente a tutte le persone che in qualche modo a torto ragione si sentono incompresi, viene voglia di farsi comprendere in modo diverso e quindi si buttano in altre forme di espressione. Probabilmente è nata così, poi non lo so, è un bisogno che ho. Ti ricordi come si chiama il primo brano? Sì, il primo brano che ho scritto, ho scritto pezzi per il gruppo in cui suonavo il basso quando avevo 16 anni e facevamo punk, quindi le prime cose che ho scritto in musica non erano rap. Mi ricordo anche i primi tentativi di strofa che facevo le medie, ma insomma, il primo pezzo vero, che era un pezzo che aveva un capo e una coda ed era una canzone vera, ed era un minimo di maturità, l'ho scritto che avevo 18 anni e si titola In teoria. Tutto quello che è venuto prima erano dei tentativi. Nel disco c'è un mix tra musica, rap e cantato. Qual è la tua ricetta per amalgamarli tutti assieme? Dipende dalla canzone, non c'è una ricetta. Dopodiché noi, sia io che i ragazzi con cui lavoro, quindi Frank, quindi Cava, quindi tutti i musicisti, abbiamo un determinato percorso e cerchiamo di mettere insieme tutto quello che ci piace, facendo in modo, cercando di fare in modo che sia comunque attuale per il periodo storico in cui viviamo, perché poi non si può vivere di nostalgie. Quindi mi piacciono tante cose che succedevano 20 anni fa, tanti i miei dischi preferiti sono tutti usciti 20 anni fa, però io la musica la faccio oggi, non la faccio 20 anni fa, e quindi devo comunque stare sul pezzo. Dopodiché mischiamo quello che ci piace, cerchiamo di fare delle canzoni il più possibile originali. Poi sai, l'originalità è un altro concetto relativo, quindi si sente che c'è un bel lavoro in studio. Beh, ci proviamo, insomma. Abbiamo fatto, per questo disco in particolare, abbiamo fatto un lavoro diverso dal solito. È stato bello, è stato stimolante, ci ha insegnato delle cose che sicuramente utilizzeremo per il prossimo disco. È un lavoro che per me cambia ogni disco che ho fatto l'ho fatto in maniera diversa, quindi comunque non so come farò il prossimo disco, ed è un lavoro in divenire anche per me. Cioè io non so cosa sarà domani, perché raga, non l'ho mai visto cosa sarà domani, cioè non lo so. Nelle tue canzoni tocchi degli argomenti, se vuoi, molto discussi nella società di oggi, come politica, religione, femminismo. Che impatto credi che abbia le tue provocazioni? Non lo so, la provocazione secondo me è fondamentale, poi se si fa satira o se si cerca di farla, la provocazione è fondamentale. Io non voglio insegnare niente a nessuno e non ho un messaggio da mandare, non ho un verbo da diffondere. Io mi pongo delle domande e vorrei che se le ponessero tutti, perché sviluppare un pensiero critico è meglio che stare zitti con la testa china a guardare lo smartphone, che è comunque una metafora di quanto ci hanno insegnato ad avere tutti la testa bassa. Comunque siamo tutti sempre lì, non ce lo devono neanche più inculcare con la forza, ci hanno dato uno smartphone e adesso abbiamo tutti la testa bassa. E quindi cerchiamo di porci delle domande ogni tanto. La provocazione serve a quello, certe volte per farsi ascoltare devi dar fastidio, ma poi mi piace dar fastidio.
l'altro stai studiando la stand-up comedy. Sì, insomma, mi sono approcciato a questa forma d'arte, in qualche modo, secondo me ad oggi è il metodo, come dire, è l'espressione artistica che riesce da fare satira davvero, l'unica ormai rimasta, perché la comicità a cui siamo abituati in televisione con le imitazioni eccetera non è proprio satirica, è più appunto goliardica. E quindi sì, mi piaceva, ho scoperto degli artisti, cioè dei comici anche italiani, in particolare Giorgio Montanini, che ho avuto la fortuna di avere nel disco, ma è quello che mi ha fatto venire voglia di studiare quel genere lì. Poi ho approfondito anche gli americani, ovviamente, sono ormai 2 anni che praticamente non faccio altro che guardare specials e altre puttanate dei vari stand-up comedian americani. Giorgio Montanini invece l'hai contattato, mm-hmm. O già lo conoscevi? No, lo conoscevo come fan e gli ho scritto come fan, nel senso che gli ho scritto spacchi, mi piacerebbe fare una roba insieme. Tipo gruppi? Sì, tipo gruppi, non volevo succhiargli il cazzo però. No. Però comunque no, lui è stato subito, non sapeva chi cazzo fossi, giustamente. Poi di pezzi ha detto che tutto sommato non gli è dispiaciuto, poi gli ho spiegato di cosa avrebbe parlato il disco, gli ho detto che avrei avuto la sua partecipazione, che scrivesse qualcosa in merito, un monologo sulla libertà di espressione. Lui mi ha detto che stava lavorando allo spettacolo nuovo, che tutto su quel tema era incentrato, e mi ha detto vieni alla prima assoluta che facciamo nelle Marche, dalle parti sue. Sono arrivato lì, ho registrato tutto, mi ha detto tieni quello che vuoi, io ho preso gli estratti che mi sembravano più rappresentativi dello spettacolo che adesso sta facendo in teatro, quindi se vi capita andate a vedere L'occhio di un perdente, grande, di Giorgio grande, Montanini, sì, che è in tournée adesso. Seguire Giorgio Montanini perché veramente perché spacca. Spacca troppo, ma troppo. Ascolta Willy, le chiavi in borsa e metti che domani possiamo definirli pezzi più radiofonici. Sì, possiamo. Del disco. E come ti è venuto? Nel senso, anche nei dischi precedenti, comunque c'è una chiave più underground, mm-hmm. o comunque meno radiofonica. Sì. Come mai questa scelta? Mi piace cambiare, avevamo voglia di fare roba diversa, volevamo... È un tentativo, lo dico anche nell'intro del disco, è un disco hardcore che c'ha un'altra forma, però perché voglio arrivare, e non perché voglio diventare famoso, fare il disco d'oro, riempire i palazzetti, non necessariamente quello, non voglio arrivare a fare gli stadi, non me lo pongo sopra, non so se voglio fare la pop star, anzi non lo voglio fare, lo so per certo, però se pensi che quello che dici possa servire a qualcuno, meglio che lo sentano più persone possibili, quindi in realtà voglio arrivare a tua nonna, perché così magari lei spegne la televisione e smette di guardarla d'urso. Tutto lì, non perché voglio che venga ai miei concerti. Porta Palazzo, scusa, è il mio pezzo preferito. Sono molto contento. Beat, sempre. È un bel riff. Come è nato il pezzo, il titolo? Ma il pezzo è nato, cioè sono arrivato in studio e ho cantato il ritornello di Porta Palazzo perché l'avevo scritto tornando a casa ubriaco una sera camminando per Porta Palazzo mentre c'erano le elezioni per il sindaco di Torino. Qualche anno fa, non mi ricordo, un paio d'anni fa, che poi vinse l'Appendino, e ho buttato lì il ritornello, abbiamo composto il pezzo e poi il riff portante è venuto fuori strada facendo, non mi ricordo, c'è una diatriba su chi ha la paternità del riff tra bassista e chitarrista, ma in ogni caso è venuto fuori dopo e poi si è aggiunto Tom con l'armonica che comunque ha dato tutto ancora un altro sapore al pezzo. Ma anche a me piace molto, devo essere sincero, è uno dei miei preferiti del disco. È un deficit mio, non ho ancora capito, Porta Palazzo cosa rappresenta? Porta Palazzo è un quartiere di Torino. Quartiere di Torino, ti chiedo scusa, non rappresenta niente, è un quartiere, il luogo dove viene fatto il mercato di Porta Palazzo, che è un mercato storico, che è anche uno dei più grandi d'Europa, per certo è un mercato all'aperto. E niente, è un quartiere caratteristico perché da sempre è un crocevia nella città, prima negli inizi del Novecento era il quartiere della malavita torinese, poi è diventato il quartiere delle prime immigrazioni dal meridione, poi ora è ovviamente la Casbah praticamente. E quindi sì, è un crocevia, è un quartiere che rappresenta molto ed è ben impresso nell'immaginario collettivo della città e quindi l'ho utilizzato per quello. E poi casualmente ho scritto il ritornello camminando per Porta Palazzo, quindi poi... Ah. Poi insomma, ero lì, camminavo, ho scritto quella roba lì. Bellissimo, e colgo l'occasione per farti complimenti. Grazie, grazie. Ascolta Willy, com'è nato il rapporto con Frank Sativa? Sono tanti anni che... Sì, non so neanche quanti. Ma è nato perché avevamo un amico in comune, il ragazzo che rappava con me nel mio primo gruppo, Shula, lo conosceva già e... Abbiamo cominciato a collaborare facendo Friggi le Poppette nella Merda.
abbiamo fatto un pezzo insieme, poi abbiamo deciso che anche live la sua presenza era fondamentale, quindi abbiamo fatto un po' di giri solo io e lui. E poi da lì in avanti abbiamo continuato a lavorare insieme perché insomma, squadra che vince. Si cambia. E con chi vorresti lavorare in futuro? C'è un nome, un artista, un Ma come gruppo? collaborazioni ce ne sono molteplici, Che hai già fatto? che ho già fatto, che vorrei rifare, che nuove che vorrei fare, ci sono un sacco di artisti, adesso non, a citarne uno ne lascerei fuori altri, quindi posso dirti Paolo Conte, che tanto è una cosa che non succederà mai, perché il maestro sicuro non caga me, Ma mai dire e mai, mai dai. dire mai, ma la vedo dura, però no, ce ne sono molte, non lo so, la cosa bella è che non mi pongo grandi limiti, quindi l'unica cosa che voglio fare è fare robe che non mi aspetterei io stesso di fare, cioè più una collaborazione sembra strana, più avrei voglia di Facile, affrontarla, sì. sì. E faccio il nome delle nuove leve zona Piemonte, un nome che noi di Rap Advisor possiamo seguire, magari Beh, Lince è sicuramente un nome da tenere presente, ma lui dirvi uno. spacca da un pezzo, Racno, Etanolo, insomma, i ragazzi della Milizia Post-Atomica, tutti e tre, adesso hanno tre carriere soliste, ma sono tutti e tre molto bravi e sono sicuramente, secondo me, i migliori a Torino. Ce ne sono tanti, sai cosa? Ce ne sono tanti, ma io seguo relativamente poco il rap ultimamente, quindi ti posso dire che di nuove leve ascolto musica tanto diversa, quindi ti potrei citare gli Eugeni in Via di Gioia, che non fanno rap, però a Torino sono oggi sicuramente un fiore all'occhiello della città e sono ragazzi giovani che spaccano, quindi Segnatevi questi nomi, ragazzi. però non è rap, ve lo dico prima. Insomma, il rap poi ha rotto il cazzo, dai, diciamo. Sì, anche Ciao. da un po'. Ascolta, consigli per artisti emergenti, Ecco. se ti senti di dare un Nel consiglio. senso su cosa fare nella vita. Allora, per citare parole di un Fare. saggio prima di me, non fatelo, tanto non. Lo costa. No, esatto. No, a meno che. Ma facciamo un ragionamento saggio, il buon Hank. Perché in realtà se non ne senti il bisogno è una roba difficile. Se lo fai per diventare ricco ha poco senso. Ma anche se fai il calciatore per diventare ricco è una stronzata. Devi farlo perché senti il bisogno di fare quella roba lì, perché farai quella cosa tutto il giorno, tutti i giorni. Ed è molto più totalizzante di un lavoro in ufficio, questo lavoro qua, come fare il calciatore. Quindi se lo fai devi farlo perché è proprio ti spinge la passione, perché dovrai non mangiare, non dormire, fare un sacco di rinunciare a tante altre cose per fare questa cosa qui. Poche parole, se lo fai per scopare, non Se lo farlo. fai per scopare, ci sono tanti. C'è Tinder, raga, destra, sinistra, cioè, è molto più facile. Se vuoi scopare, adesso vogliamo scopare tutti, vai su Tinder e chiavi, cioè. Certo, in poche parole come definisci la politica? La politica? Non ho molte parole, sono molto deluso dalle elezioni, sono molto deluso da tutto, sono un po' alienato. Io pure Votato? ho votato, ovviamente ho votato, ho studiato la politica però, perché mi sono laureato in scienze politiche, quindi parlo da persona, cioè da deluso. Non si parla di politica, raga, abbiamo fatto una campagna elettorale la peggiore da quando è nata la Repubblica e nessuno ha parlato del proprio programma. Quindi di cosa cazzo stiamo parlando? Quella roba non è politica, quella roba lì è. Starnazzare. Allontanarli dalla politica. Ma il gioco è un po' quello, poi non so dove si voglia arrivare esattamente, ma se la Lega prende il 18% e il 5 Stelle prende il 34-33%, vuol dire che c'è un grosso sentimento di odio nei confronti della politica. Il fatto che ti facciano odiare la politica non vuol dire che tu stia risolvendo il problema, perché la politica è dove andrà all'asilo tuo figlio, se ci sarà un asilo per tuo figlio. E dire che sei disinteressato a quella roba lì vuol dire che sei un coglione. E il fatto che ci abbiano convinto che quella roba lì è merda perché sono tutti lì solo per rubare non migliora il problema, lo peggiora molto. Questo è il discorso. Quindi dovremmo tutti Avere ragionarci in modo diverso. certo. Il razzismo in Italia? C'è sempre stato e credo che per certi versi ci sarà sempre. C'è un momento in cui non si sa più cos'è il razzismo perché. Leggevo oggi un post di non so chi, che però mi senti, da cui mi sentivo molto rappresentato, nel senso che ora va bene tutto, ci sono persone con nome e cognome che scrivono sui social che brucierebbero i negri, che affonderebbero i barconi, che bisognerebbe sbiancarli con l'acido, però non è razzismo. Certo. La gente dice che Traini ha fatto bene, c'è gente che si è offerta di pagare le spese legali, c'è gente che ha detto comunque un inizio e non è razzismo quella roba lì. Io credo che sia un problema non tanto il razzismo quanto il fatto che abbiamo dimenticato che cos'è il razzismo e non ci rendiamo conto che tutti,
siamo razzisti in un certo senso nei confronti di qualcuno. Però ci giustifichiamo dicendo che in realtà non essendo stato io a sparare ai negri, non sono io che odio i negri. Però mi stanno sul cazzo i negri, e posso dirlo, perché tanto mica gli ho sparato io. Non è esattamente così, non funziona esattamente così, e stiamo parlando comunque di persone, di vite umane. E sarebbe, e dovrebbe provare la sensazione di sentire qualcuno che parla della tua vita in quel modo, forse ci renderebbe tutti un po' più sensibili all'argomento, perché poi sempre di cose vere stiamo parlando, sono persone, insomma, non è proprio... Chi dice non sono razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Suo malgrado, ma lo scoprirà, insomma. Esatto. Sempre in poche parole, le major. Le major, queste sconosciute. No, io non ho contatti con le major, ne ho avuti, non è andata, insomma, non mi interessa, non è... Non lo so, è un discorso complicato, perché la discografia è un discorso complicato, non è che possiamo stare qua a far finta di essere... Quelli che fanno i duri puri perché nessuno gli ha chiesto niente sono dei coglioni, io non dico che sono indipendente perché, cioè, non so cosa sarà domani, magari arriva qualcuno con... mettendo sul piatto un progetto, un'idea reale che si sposa con quello che penso io della mia arte, e non vedo perché qualcuno dovrebbe avere voce in capitolo nel decidere dove cazzo devo andare io a lavorare. Ma detto ciò, se io rimango coerente con quello che faccio, detto ciò non ho rapporti, non ho idee, non me ne fotte un cazzo, comunque stiamo parlando di aziende che devono far profitto, raga, quindi se stiamo qua a pensare che le major vogliono salvare il mondo, siete una banda di idioti, cioè. No, ma neanche le etichette indipendenti vogliono salvare il mondo, nessuno vuole salvare il mondo, raga. Se fai i dischi non vuoi salvare il mondo, vuoi sentirti dire che sei bravo quando sei sul palco, perché se diamo un nome alle cose e siamo tutti un po' più sinceri con noi stessi, già è un modo per salvare il mondo. Le religioni. Le religioni, anche qui, ognuno c'ha la sua, è come il buco del culo. Non lo so, io ho subito un'educazione religiosa molto severa nell'infanzia, quindi ho un brutto rapporto, dopodiché non penso che tutti debbano avere il mio rapporto con la religione. Penso che anche lì la fede sia un modo mio per riguardare il mondo, perché non ti fai mai domande, e non farsi domande è il modo migliore per essere sudditi, fondamentalmente, quindi la religione mi spaventa per quello. Però non sono contrario, io ho rispetto della fede altrui, se tu credi in qualcosa e per te è importante, io non ci cammino sopra, convinto che quello che penso io sia meglio. Se apriamo un discorso su cosa ha senso e cosa no, insomma, tra la scienza e Dio, non credo che ci siano, per una cosa ci sono le prove, per l'altra no, è per quello che la battuta, le preghiere non funzionano ma le bestemmie sì. È una battuta, raga, poi prende spunto da un articoletto del cazzo, certo, ho approfondito la cosa, qualcuno ha scritto... Era un po' diversa da così la ricerca, forse nel trafiletto di Repubblica su internet la spiegavano così. No, socio, sono andato ad approfondire, sono andato a prendere addirittura la ricerca proprio dell'Università di Leeds e più o meno diceva la stessa cosa, ma farti un pezzo su quello mi sembrava un'idiozia. Comunque, era una battuta per dire che in realtà ci sono prove scientifiche a suffragio del fatto che se tu bestemmi senti meno dolore, che Dio esista non c'è nessuna spiegazione scientifica, quindi le bestemmie vincono, le preghiere perdono. Palla al centro, ragazzi, non è così. Sì, forse la domanda che più ti facevano i tuoi fan è se parallelo alla musica, secondo me ti vogliono vedere anche in altri vesti, non so, magari proprio alla politica. No, politica no, perché hanno proposto in passato di candidarmi per spartitucoli o cazzate, anche solo appunto locali. Non lo farò e non avrò mai un'indicazione di voto nei miei dischi, io non dico alla gente cosa deve votare, io non sono mica Giulio Andreotti, io... Ti dico di votare consapevolmente, anche se voti una cagata, però devi essere consapevole di quello che fai. Questo è il senso della mia musica. Non vota potere al popolo invece di... No, non votare Casa Pound, non votare nulla che abbia a che fare con i fasci, perché quella cosa lì è sbagliata a prescindere. Cioè, alcune cose sono in discussione, altre no, hai capito? Cioè, certo, poi... L'antifascismo è l'unico valore che credo di poter condividere, perché è un valore trasversale, non ha un colore politico. Tutto il resto sono cazzi tuoi. Quindi, come sempre, molto ficcante. Grazie. Noi ti ringraziamo. Un saluto agli amici di Rap Advisor. Ciao ragazzi. Ciao.